Sacri che i corchi nutrono, venerano e che sanno incantare. Come dea a lasciare che il serpente le venisse vicino, se ne stava immobile e ripeteva una legna ipnotica. Oggi io nei suoi occhi ho letto il disprezzo per le mie forme, i miei capelli, le mie labbra, le cose, eccetera, per la mia bassezza d'animo nel tradire la mia maestra. Se ne frega. Cosa pensi che si celi oltre quella parete? Non ti sei fatta un'idea? Mi sono addestrata a non avere opinioni, non mi sono mai stata utile. Poi io ho bisogno di rientrare in testa. Sì, scusa, scusa. Ok, allora vediamo come risolverla questa cosa. Non avete fatto niente. Funerale di Stato, in pompa magna, per l'unica vittima di corte, nei quartieri del porto la gente viveva tra i ratti e i cadaveri, perché? Ok, attenzione. Non c'è un'intenzione pregiudiziale. Non c'è quella battuta, va detta così, e la dico sempre così. Non c'è quella roba lì. È una dinamica che è ritmo, musica, intenzione, pensiero, atmosfera, tutto, che mi porta a interpretarla così. Mi viene da ridere e rido, mi viene da piangere e pianzo, mi viene da urlare e urlo, mentre succede. Non c'è un luogo, uno spazio, un tempo in cui questa cosa succede prima, nell'intenzione. Quel drago altro non era che uno dei tanti serpenti sacri che i corchi nutrono, venerano e che sanno incantare. Mi sono voluta esporre con quelle, dicono, abito bianco, capelli intrecciati, la madre rideva di me. Mio padre mi guardava con pena e ho dovuto stare seduta vicino a mia madre, una mummia chiusa. Quando se n'è andata non si è nemmeno girata a guardarmi, neanche un saluto. Io per lei non esisto. Una volta Giuliana Musso mi parlò di un lavoro sulla Medea piuttosto impegnativo e me lo lesse con la sua voce meravigliosa, mentre faceva il piatto e mi piacque molto. Da qui la follia di autoprodurne fa nel primo debutto per il nostro nuovo spazio teatrale. Ci vediamo con lui. Le voci rimasero spalancate, gli occhi sbarrati e poi una vecchia sdentata parlò e disse che gli avi sacrificavano esseri umani alla dea e che era ora di tornare alle antiche usanze. Era un genio la vecchia e tutti cominciarono ad insultare Medea e confesso di aver perso il controllo anch'io perché urlai un'unica parola che le aiuti benissimo, ma il mostro! Mostro! Quando lo facevo in passato era il gesto di uno spettatore. Perché si è solo spettatori fino a quando qualcuno non ci è così vicino da spezzarci il cuore con la sua disgrazia. A domani, Medea. A domani.